Con il sindaco Adamocoppola, allora, varata questa giunta, si inizia adesso a lavorare? Sì, certo, siamo già al lavoro. È una giunta, diciamo, fatta subito, in poco tempo, con professionisti di valore, disponibili e con grande passione e impegno, come giusto che sia, perché la responsabilità che ci ha dato la città è grande e non possiamo deluderla, quindi massimo impegno da parte di tutti, cominciare con me in testa, insomma, ma io credo che le cose sono cominciate bene e mi auguro veramente un buon lavoro. Arriva l'estate, quindi già un momento importante da affrontare, programma dei eventi estivi, spiagge che si stanno riammodernando, una serie di cose a cui come arrivate? Già pronti? Ma certo, è evidente che noi eravamo già avviato un percorso, diciamo, di programmazione estiva, perché non è che l'estate si può programmare in questo periodo, quindi già a marzo, ad aprile avevamo lavorato per programmare l'estate, vanno fatte soltanto le delibere di giunta, appena la giunta sarà insediata in settimana prossima, per varare tutti i provvedimenti e completare l'iter dell'organizzazione dell'estate. Subito dopo ci metteremo già al lavoro per immaginare il settembre culturale e poi tutto il resto degli eventi fino alla Natale, che questo è il periodo che si programma. Quello che verrà tra qualche mese. Intanto l'estate comincia bene perché ho fatto una passeggiata sul lungomare, insomma uno spiaggione, definiamolo così, veramente bellissimo, che dà un grande impatto, perché poi a vederlo con attenzione, insomma, si nota realmente la profondità che oggi la spiaggia può dare, quindi siamo veramente soddisfatti. Vanno un attimino completati i servizi, appena i lavori quindi stanno terminando, immediatamente il servizio di bagnini, diciamo, gli ultimi dettagli da sistemare, posizionare gli ultimi bagni, insomma rendere, insomma, la spiaggia piena di servizi per poter essere ancora più fruibile, ancora più utile, insomma un lavoro in corso che non si fermerà e che noi non faremo in modo che non si fermi mai.